Ti svegli nel cuore della notte da un rumore proveniente dal piano di sotto. La prima cosa che devi fare è controllare cosa è stato. Se sospetti che ci sia qualcuno in casa, fallo velocemente in silenzio. Potrebbe essere solo un topo che ha rovesciato qualcosa. Tuttavia, se i tuoi sospetti sono confermati e vedi qualcuno nella tua sala da pranzo, cerca immediatamente una via d'uscita. Usa la scala antincendio se ne hai una, altrimenti una finestra potrebbe fare al caso tuo. Tuttavia, è probabile che uno debba rimanere fermo. Prendi il telefono e chiama le autorità, il 112. Dai loro il tuo indirizzo e spiega la situazione il più brevemente possibile e in un batter d'occhio invieranno un'unità a casa tua. Arrivano nella via, ma non riescono a trovare il tuo numero civico da nessuna parte. Alla fine ci arrivano, ma solo dopo aver seguito i numeri delle altre case del quartiere. Quando arrivano le autorità, il ladro è già scappato. Questo perché il tuo numero civico si vede a malapena, è così piccolo. Anche la tua cassetta della posta si vede pochissimo. Bene, fatti un nuovo civico più grande. Assicurati che il numero sia grande e visibile, così gli ospiti la prossima volta troveranno casa tua più facilmente. Ma anche le autorità non avranno problemi. Già che ci sei, assicurati che anche il numero della casella di posta sia visibile. Un altro buon modo per proteggere la tua casa è aggiungere una recinzione, se non ne hai già una, ovvio. Assicurati che sia difficile da oltrepassare. Usa una rete o una recinzione metallica da incastrare nel cemento, così i ladri non possono sollevarla. Se non ti disturba un look aggressive, puoi persino provare la recinzione di filo spinato. Cerca di tenere il tuo giardino ordinato, perché se resta buio sarà un bersaglio perfetto per i visitatori indesiderati. Tieni alcune lampade all'esterno, da accendere e spegnere al bisogno. Un cortile ben illuminato permetterà a te e ai tuoi vicini di vedere cosa succede fuori. Se i vicini individuano qualcuno, chiameranno te e le autorità se necessario. Una telecamera male non fa, che rimane spenta durante il giorno e rileva i movimenti. Una di quelle che illuminano quando vedono qualcosa che si muove. Puoi persino prenderne una che inizia a registrare quando scorge movimenti. Così non solo spaventerete i ladri, ma avrete anche una prova video nel caso in cui succeda qualcosa. Un'altra idea è lo spioncino a telecamera, così ogni volta che qualcuno suona alla porta puoi rispondere senza nemmeno essere in casa. Dato che il tuo telefono è collegato al campanello, devi solo rispondere alla chiamata ovunque tu sia. Se è qualcuno che non conosci e subodori qualcosa di sospetto, puoi far finta di essere a casa e fargli sapere che non sei interessato. Gli arbusti fitti nel vostro giardino daranno al ladro un posto dove nascondersi e potreste anche non accorgervi che c'è qualcuno che sta sconfinando. Tieni i tuoi arbusti ben curati. Non solo ti terranno al sicuro, ma aggiungeranno anche un po' più di lucentezza al tuo giardino. Quando sei in vacanza, evita di postare la tua posizione sui social. Diciamo che qualcuno ha la tua casa nel suo radar da un po' di tempo. La tua assenza sarebbe l'occasione perfetta per colpire. Pubblicherai le bellissime foto che hai scattato quando sarai tornato a casa e potrai tener d'occhio tutto. Oh, e non mostrare alla gente quello che fai giorno per giorno. Sarà facile per qualcuno tenere traccia del tuo programma giornaliero e pianificare un assalto quando sei fuori a fare la spesa, per esempio. Questo è ovvio, ma chiudi sempre a chiave la tua casa quando esci, anche se pensi di vivere in un quartiere sicuro. E se ti sei appena trasferito in una nuova casa, cambia anche le serrature. Funziona anche per gli appartamenti, o anche se stai solo affittando una stanza. Non si è mai troppo sicuri. Mantieni sempre l'impressione che ci sia qualcuno in casa, anche quando è vuota. Il primo modo per farlo è lasciare la televisione accesa, o meglio ancora, comprare un simulatore TV. In questo modo puoi programmarlo per accendersi e spegnersi a tuo piacimento. Anche perché se fosse sempre acceso, dai, sarebbe strano. Ti farà anche risparmiare un po' di soldi, perché i simulatori consumano meno delle TV vere. Prendi anche una sveglia e collegaci una lampada. Imposta dei timer per farla scattare. Diciamo all'ora di cena e per un po' di tempo la sera. Puoi anche prendere una sveglia in più e collegarci una radio. Se le persone pensano che tu stia sentendo della musica, sicuramente non cercheranno di fare nulla. Non dimenticare gli oggetti di valore all'esterno, cose come la griglia, le biciclette e qualsiasi macchinario tu possa avere. Riponile piuttosto in garage e chiudilo bene. Le telecamere di sicurezza all'esterno della tua casa ti permetteranno di tenere d'occhio le cose anche mentre sei al lavoro. Questo è particolarmente buono se sei preoccupato che qualcuno possa fare irruzione. Fortifica la tua porta, anche se è relativamente nuova. Invece di rompere, potrebbero provare a buttar giù completamente la porta se sono disperati. Prendine una più robusta che non venga giù facilmente. Questo vale anche per le finestre. Vale la pena investire in un tipo di vetro che non si rompa quando un sasso lo colpisce.
Oppure usa una pellicola di sicurezza, ovvero una forte plastica trasparente che si mette sulle finestre per rinforzarle. Anche se le finestre si rompono, questa pellicola terrà i frammenti di vetro al loro posto. Ritarderà l'entrata di un bel po', quindi potrebbero anche abbandonare del tutto l'impresa. La quantità di posta che hai permette anche alla gente di sapere se sei in casa o no. Se c'è una pila enorme, è chiaro che non la prendi da almeno un paio di giorni, quindi anche se la tua casa non era un obiettivo, potrebbe diventarlo. Familiarizza con i tuoi vicini, invitali per una tazza di tè e parla delle tue preoccupazioni. Tu guarderai le loro spalle e loro guarderanno le tue. E se qualcuno di sospetto si avvicina, te lo faranno sapere. Puoi anche chiedere un favore o due mentre sei in vacanza. Chiedi loro di parcheggiare una delle loro auto nel tuo vialetto per fingere che ci sia qualcuno in casa. Già che ci sei, dagli la chiave della tua cassetta della posta e chiedigli di prendere le tue lettere per te. Li ripagherai quando andranno in vacanza. Fai una passeggiata intorno alla tua casa e mettiti nella mente di un ladro. Cosa faresti per entrare? Lì c'è un albero che puoi scalare per raggiungere il secondo piano. O forse è solo troppo facile scalare il mucchio di spazzatura che hai lì. Vale la pena sbarazzarsi di entrambi. Mantieni i piani superiori difficili da raggiungere e nessuno sarà tentato di rompere le finestre superiori e cercare di entrare. Se hai una fessura per la posta nella porta d'ingresso, fai attenzione. I ladri potrebbero inserire un paletto nella fessura della posta e pescare le tue chiavi. O forse cercare di aprire la porta. Prendi una scatola per la posta, così se tenteranno di entrare rimarranno fregati. Anche gli oggetti di valore, tienili fuori dalla vista il più possibile. La cosa più sicura che puoi fare è procurarti una cassaforte, ma per il resto puoi procurarti oggetti di richiamo, nel caso in cui i ladri entrino in casa tua. Tieni qualche braccialetto d'oro falso vicino al tuo comodino. Penseranno di aver fatto un bel colpo, quando in realtà torneranno a casa a mani vuote. Se hai sempre desiderato un animale domestico, questo è il momento di prendere un cane. Assicurati che abbia un posto accogliente per dormire fuori e, come ringraziamento, proteggerà la tua casa. Non appena sentirà qualcuno mettere piede in giardino, ti avviserà abbaiando. Non solo, ma sveglierà anche tutto il vicinato, il che porterà ancora più attenzione a quello che sta succedendo. Non mettere mai un calendario, tutto questo sarà inutile. Diciamo che un ladro esce dal retro e guarda attraverso la finestra. Se individuano un calendario con le date esatte in cui sarete assenti, nessuno di questi trucchi funzionerà, perché sapranno che è il momento di iniziare l'opera. E come ultima risorsa, potete procurarvi un pulsante antipatico e tenerlo vicino a voi quando dormite. Puoi fare in modo che con una singola pressione chiami le autorità, così da avvisarli che c'è qualcuno in casa. Negli Stati Uniti avviene un furto in casa ogni 18 secondi. Ai ladri più esperti bastano tra i 90 secondi e i 12 minuti per ripulire una casa da cima a fondo e svignarsela indisturbati. Forse avrai già sentito dire che i ladri di solito mirano con precisione a certe case con schemi metodici. Osservano le abitudini dei proprietari, scovano informazioni sul loro conto e calcolano l'orario migliore per entrare. Uno dei trucchi che usano per scoprire il più possibile sulle abitudini delle persone è talmente semplice da passare inosservato. Ma se ti capita di sentire uno scricchiolio sotto la scarpa mentre apri la porta di casa, dai un'occhiata a cosa hai calpestato. Può darsi che la tua scarpa abbia appena frantumato un biscotto. Se è così, significa che casa tua è stata presa di mira dai furfanti. Un modo molto efficace per il ladro che capisce così se in quel periodo sei magari in vacanza o se torni a casa tutti i giorni e a che ora. Un biscottino è qualcosa di talmente innocuo che nessuno mai ci farebbe nemmeno caso. Al massimo penseresti di aver scacciato qualche insetto sotto allo zerbino. Arrivi a casa, calpesti il biscotto frantumandolo e tanto basta a rivelare i tuoi orari al malintenzionato. Per i ladri è importante sapere se una casa è abitata e quali sono i tuoi orari abituali. Di male in peggio se devi assentarti da casa per qualche tempo. Il biscotto rimarrebbe intatto sullo zerbino e i ladri capirebbero di poter entrare a loro piacimento. Per evitare di ritrovarti un biscottino sull'uscio di casa ed essere preso di mira dai ladri, non condividere ogni cosa sui social. Non hai idea di quante informazioni trovano i ladri sui tuoi social. Non postare dettagli sulle vacanze, per esempio. Non vedi l'ora di postare le stupende foto che hai fatto in spiaggia? Ma fallo comunque quando torni a casa. Imposta al meglio la privacy sui tuoi social ogni volta che posti informazioni sensibili quando non sei in casa. Per un ladro è semplice capire se a casa tua c'è qualcuno. Gli basta leggere i tuoi commenti in diretta su quanta gente c'è al centro commerciale.
conosci bene i tuoi vicini di casa. Se nel vicinato c'è un forte senso di comunità, i malintenzionati si terranno alla larga. Quando devi partire, informa i tuoi vicini più fidati. Chiedi loro di scriverti o di telefonarti nel caso notino dei movimenti sospetti fuori casa tua. E potrai ricambiare il favore quando saranno loro a partire. Quando non sei in casa, puoi comunque fingere che dentro ci sia qualcuno. Usa la TV e la radio. Lasciali accese. Il suono e le voci terranno i ladri a distanza di sicurezza, persino se il biscotto sullo zerbino è intatto. Uno dei segnali più ovvi con cui un ladro può capire se una casa è vuota da un po' è la pila di volantini nella cassetta della posta. Chiedi a un vicino, a un parente o a un amico di svuotare la cassetta di tanto in tanto. Se nessuno può aiutarti, rivolgiti direttamente al tuo ufficio postale e chiedi di non recapitarti posta per un po'. Se hai un giardino, l'erba alta e non curata potrebbe far capire al ladro che in casa non c'è nessuno. Prima di partire, contatta una persona fidata che si prenda cura del tuo giardino. Occhi aperti e sii prudente. Forse hai sentito già parlare di come i ladri di appartamento scelgano i loro obiettivi. Anzitutto prendono di mira un appartamento e i suoi abitanti, studiandone le abitudini e le routine e scegliendo il momento migliore per colpire. A quel punto, una volta pronti a commettere il crimine, i ladri sanno già che in casa non troveranno nessuno e anche quanto tempo hanno a disposizione. Uno dei trucchi usati dai malintenzionati per raccogliere informazioni sul tuo conto è così semplice che quasi non ci si crede. Ma la prossima volta che sentirai un lieve scricchiolio sotto la scarpa, fermati e controlla bene. Se scopri di aver schiacciato con la scarpa un semplice e apparentemente innocente biscotto, significa che hai un buon motivo per allarmarti. Questo infatti è proprio uno dei trucchetti più usati dai malviventi per scoprire le abitudini di chi abita nell'appartamento preso di mira. Un biscotto è qualcosa di così innocente che se capita di schiacciarlo con la scarpa nemmeno ci si fa caso. Immagina, torni a casa, schiacci il biscotto sbriciolandolo ed ecco che i ladri sapranno tutto sul tuo conto. Ovvero sapranno che in casa tua vive qualcuno e potranno farsi un'idea piuttosto precisa sui tuoi orari. Peggio ancora se in quel momento sei lontano da casa. Il biscotto, piazzato strategicamente, resta intatto e i criminali capiranno quindi che la casa è libera. Insomma, se trovi un biscotto sistemato vicino al tuo zerbino, comincia a stare allerta. Qualcuno ha preso di mira casa tua. Farai bene ad avvisare la polizia o a prendere comunque delle precauzioni. Quello del biscotto è solo uno dei molti trucchi utilizzati dai ladri. Un altro segnale che dovrebbe allarmarti e farti capire che qualcuno ti ha preso di mira? Trovare dei sassolini nei pressi di casa tua o sul vialetto. Significa che i ladri hanno fatto un sopralluogo della zona e scelto casa tua. Significa anche che i ladri sanno già tutto di te. I sassolini indicano che in casa non c'è nessuno durante il giorno. Se camminando noti una chiavetta USB poggiata su un marciapiede o su un muretto, non sorprenderti. Si tratta soltanto di una USB Dead Drop. Il nome forse non ti dirà granché, ma si tratta di un progetto di file sharing fisico, ideato da un artista tedesco e ispirato ai metodi usati dalle spie. Molte persone hanno aderito all'iniziativa e vanno in giro tutte contente con cappotto e occhiali scuri da spia, pronti a scambiare e condividere informazioni. Molti anni fa, i servizi di spionaggio inventarono questo metodo per scambiarsi materiali segreti. Nel live drop, due spie si incontravano di persona, cosa ovviamente molto rischiosa. Venne così ideato il sistema Dead Drop, ovvero nascondere dati e documenti segreti nei muri o tra i mattoni, pronti per essere poi ritirati da un'altra spia. Attualmente si stima che ci siano almeno 1500 USB Dead Drop sparse nel mondo, per un totale di dati accumulati pari a ben 10 terabyte. Ci si può imbattere in queste chiavette USB praticamente in tutto il mondo, tranne in Antartide, per ovvi motivi, non ci sono tanti muretti laggiù. Ma se ne trovi una, cosa bisogna fare? Beh, per cominciare lasciala lì dov'è. Non è molto saggio connettere una USB sconosciuta al tuo PC. Non si sa mai, potrebbe contenere virus e malware pronti ad infettare il tuo hard disk. Il rischio è parte del gioco, va bene, ma bisogna essere prudenti. Se decidi di partecipare, allora prima cerca di proteggere il tuo computer meglio che puoi, o ancora meglio di così. Considera poi che non puoi sapere quali dati siano salvati in quella chiavetta. Chiunque può averla caricata di video, foto o file problematici. È già successo varie volte. A proposito di chiavette USB,
Ti è mai capitato di trovarne una nella tua posta? Se così fosse, non collegarla al tuo PC. Casi del genere sono accaduti sempre più spesso in Australia. La polizia ha diramato avvisi su questa nuova tattica degli hacker: lasciare chiavette USB nelle cassette della posta. Naturalmente quelle USB sono piene di malware e virus pronti a colpire il PC. I malintenzionati sanno che tanta gente, spinta dalla curiosità, ci cascherà. A quanto pare la curiosità è una tentazione irresistibile, specie quando si riceve un regalo inatteso e misterioso. Ecco dunque che tanta gente ha collegato le USB trovate nella posta, salvo poi scoprire presto, a loro spese, che non avrebbero dovuto farlo. Ad esempio, quelle chiavette nascondevano falsi abbonamenti a servizi streaming o virus che colpivano file e programmi. Insomma, non toccare queste USB, ok? Immagina di uscire dal centro commerciale, o dal tuo ufficio, o dall'aeroporto, e dirigerti verso la tua auto. La apri, inserisci la chiave nel cruscotto e proprio mentre fai per mettere in moto, noti qualcosa di strano sul parabrezza. C'è una banconota incastrata sotto al tergicristallo? Oh, ma che giornata fortunata! Che regalo inaspettato! Piano con gli entusiasmi. Non penserai davvero che qualcuno abbia lasciato per puro caso una banconota sul tuo parabrezza? Si tratta di un tranello. Appena scendi dall'auto per dare un'occhiata a quella misteriosa banconota, ecco che il furfante entra subito in azione. Si infilerà veloce come il vento nella tua auto e te la porterà via da sotto al naso. Pochi, infatti, si prenderebbero il disturbo di spegnere il motore e portar via dall'abitacolo le loro cose per il tempo necessario a controllare la banconota. I ladri lo sanno, ed ecco che in un attimo si impadroniscono di auto, portafogli, documenti e altro, lasciandoti lì nel parcheggio. Molta gente di recente ha cominciato a trovare anche camicie o magliette poggiate sul loro parabrezza o appese ai tergicristalli. Se dovesse capitare anche a te, non cadere in trappola e non tentare di rimuovere l'oggetto prima di trovarti a distanza di sicurezza. Anzi, metti in moto e allontanati velocemente dal parcheggio. Come la banconota, si tratta di un trucchetto escogitato dai rapinatori o dai ladri di auto. Il concetto è molto semplice. Se trovi una maglietta incastrata nel tuo tergicristallo o che magari ti ostruisce la visuale dal parabrezza, il tuo primo istinto naturalmente è rimuoverlo prima di mettere in moto. Ma proprio in quel piccolo lasso di tempo, il criminale ne approfitterà per sorprenderti e avere la meglio su di te. Questa tecnica è usata soprattutto nei garage sotterranei. Sono solitamente male illuminati e c'è poca gente in giro, ovvero pochi testimoni. L'ideale per un criminale in agguato nel buio. Se un giorno, tornando a casa, trovi dei graffiti o dei segni scarabocchiati sulla porta, chiama subito la polizia. Quello che potrebbe sembrare un semplice scherzo di qualche ragazzino è in realtà molto probabilmente un segnale lasciato lì dai ladri per comunicare ad altri furfanti diverse informazioni sulla tua casa. Ad esempio, un segno simile al numero romano 2 indica che in casa vive gente benestante, con un sacco di roba da svaligiare. Viceversa, un cerchio sbarrato indica che in casa non c'è niente che valga la pena rubare. Quasi quasi disegno quel cerchio sulla mia porta. Un rettangolo orizzontale suddiviso in quattro parti indica invece che a difendere la casa c'è un cane da guardia. Un triangolo diviso in due da una linea verticale dice che la casa è accessibile ai ladri solo di notte. Ma se il triangolo è al contrario, allora la casa è libera solo di sera. Un segno simile a una A combinata con una K informa i ladri che quella casa è sempre piena di gente. Insomma, ora non solo sai che i ladri comunicano in codice, sai anche che si aiutano tra di loro, come in una fratellanza. Andiamo bene. Ecco un altro trucco dei ladri di auto. Non serve altro che una monetina. La infilano nello spazio tra la portiera e la maniglia. Quando il proprietario preme il tasto che blocca tutti gli sportelli dell'auto, non sa che in realtà la portiera è rimasta aperta. La moneta, infatti, blocca il meccanismo azionato dal telecomando. Appena il proprietario si sarà allontanato, il ladro potrà rubare la macchina in tutta comodità. E ancora un altro trucco. In caso di ricevimenti o grandi feste in luoghi pubblici, o magari al centro commerciale, i ladri mandano un annuncio tramite l'altoparlante del posto, indicando che un'auto, il loro obiettivo, ostruisce l'uscita di un altro veicolo nel parcheggio. Appena il proprietario corre a spostare la sua auto, la banda di furfanti entra in azione per sottrarre le chiavi dell'auto al malcapitato.